Marzia Runcalci e Samuel Peron sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 14. La giornalista del TG2 si è messa in gioco nel dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 dividendo la giuria. Sei una delle prime persone che incontro che vengono qui con questo spirito, dice Caroline Smith complimentandosi con la giornalista, che in realtà nasconde un grande dolore. Non sto qui a dire che problemi ho avuto, dice Marzia, che racconta brevemente la sua vita. A 21 anni ho avuto un figlio. Mio marito era molto nervoso, inizialmente, e pensavo che lui volesse tarparmi le ali. È stato difficile recuperare la gioia di vivere. L'entusiasmo della giornalista però è palpabile anche durante l'esibizione in coppia con Samuel Peron, una performance che però non incontra il favore di Selvaggia Lucarelli che la boccia completamente, mal che vada, torni a fare il mezzo busto del TG e nessuno sa più come muovi le gambe. Nonostante i complimenti iniziali anche Caroline Smith non apprezza la prova, è stato un disastro. Marzia Runcalci e Samuel Peron, i commenti social. Nonostante i voti bassi della giuria di Ballando con le Stelle 2019, la coppia formata da Marzia Runcalci e Samuel Peron conquista il popolo dei social. Su Twitter sono tantissimi i commenti dedicati al Charleston portato in pista durante la seconda puntata del Dancing Show di Rai 1. Marzia Runcalci si vede che è contenta di essere a Ballando, scrive un utente su Twitter. Ecco una serie di commenti raccolti su Twitter: Marzia Runcalci non è tanto capace. Vero peccato per Samuel Peron, un grande dopo la Giorgi dell'anno scorso gli potevano dare una più brava, mentre c'è chi critica i giudici se una è musona non va bene, se una è allegra e se ne frega altamente dei giudizi di sti quattro incompetenti, esclusa la Smith, non va bene. Hanno davvero rotto. W Marzia Runcalci. C'è anche chi è pro giuria e critica la scelta di Samuel Peron. Marzia Runcalci ha ballato male, ma anche Samuel forse ho azzardato a farle fare il Charleston alla seconda puntata, e chi ironizza sulla giornalista di Rai 2, ma Marzia Runcalci si è pippata il fustino del Texan. Marzia Runcalci ha ballando con le Stelle 2019. Dopo le prime due puntate, Marzia Runcalci è pronta a scendere ancora una volta in pista a Ballando con le Stelle 2019. Chissà che questa settimana non possa con Samuel Peron, il compagno di ballo, far cambiare idea ai giudici. In particolare a Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli, tra le più critiche verso la giornalista del TG2. La Runcalci prima dell'ultima esibizione a Ballando ha postato un video su Instagram dedicandola a tutte le donne che vivono l'emancipazione femminile senza perdere la loro femminilità. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.